difendendo. Andai partito. Certo. Guarda qua che fratellanza. L'incrocio, l'angolino fra due contrade, Tartuca e Pantera. Ci troviamo a Siena, oggi è il 15 agosto, a.k.a. Ferragosto, e domani, il 16 agosto, si terrà il Palio qui a Siena. Siamo andati al Parco Fluviale dell'Elsa per passare Ferragosto, abbiamo fatto un po' di tuffi, poi dopo siamo andati a fare un giro pure a Monteriggioni. Carina! Ci sono solo turisti. Probabilmente siamo gli unici italiani. Va a suonare la campana dei villager. Hotel di lusso a Monteriggioni, super patriottico. Secondo me non ci vive nessuno qui a Monteriggioni, è una città finta, solo per i turisti. No, Piaggiaro. Crema di vaniglia, buonissimo. Infatti sono qui in compagnia con... Yo, la raga. E niente, io non so, noi non siamo mai stati a Siena durante il periodo del Palio, quindi abbiamo detto, già che siamo qui, fermiamoci, passiamo, andiamo a mangiare una trattoria nascosta e vediamo un po' la situazione che tira in questo periodo in questa bellissima città. Già siamo rimasti entrambi affascinati da il patriottismo proprio che si sente nelle viuzze, nelle persone stesse che indossano ciascuno le bandiere della propria contrada. E poi una cosa che mi ha veramente affascinato sono tutti i lampioncini che sono stati messi, installati penso per l'occasione del Palio, quindi nelle vie di Siena, danno un tocco proprio più medievaleggiante alla città, belli belli. Siamo a Testina della Tartuca. Ho sentito una di Siena che ha detto che fra 20 minuti qui è il panico, quindi muoviamoci a cenare. Sì. Per scegliere la trattoria dove andare a mangiare per questa sera a cena, sono andato a ripescare i posticini che mi avevate consigliato quest'inverno quando ho fatto il food tour qui a Siena, e si sceglie Osteria Nonna Gina di Lella e Dado. Già quando c'è nonna e il nome è fatta per me. Si vede? No, no, non mi devo. Trattienimi. Si vede se ho screpolato? Fai vedere? No, no, non mi inquadra da vicino. Non si vede. Ciao. Oh, la smetti? Sì, devo pubblicare. Questa nuova generazione. Allora, location del ristorante, inaspettata, cioè i posticini fuori. Dentro la sentina appena si entra, piccolina, soffitto basso, travi in legno tutte ricoperte di cartoline. Poi ci sono le scalettine, si arriva qui in questa salettina dove ci sono un po' più di tavoli. E io non avevo minimamente le speranze di riuscire a trovare posto adesso, che è la sera di Ferragosto, il giorno prima del Palio, in un posticino così che a quanto ho capito è bello rinomato fra i senesi e insomma chi la viene a visitare. Però insomma, tavolino per due, agile. Menù come piace a noi, tipo sottovagliettine di carta, marroncine. Molto ampio, c'è veramente un bel po' di robetta. Però qual è il piano di battaglia? Sfondarsi in maniera agghiacciante. Il bro non sa cosa gli aspetta. Abbiamo ordinato, alla fine abbiamo optato per un antipasto, un bis di primi, due secondi e un contorno. Un po' sgarno, ci ha detto le porzioni sono abbondanti. Vediamo, perché su porzioni da osteria. Vediamo se sono effettivamente abbondanti, se sono buone. Tanto che ci hanno portato il pane, lui sta già spilluzzicando, cosa sbagliatissima. Comunque l'obiettivo di questa serata è sì mangiare, sfondarsi qui in trattoria, ma soprattutto riuscire a infiltrarsi in qualche contrada, in qualche festa di contrada, e vedere il bordello che fanno, e arrivare in Piazza del Campo e vedere tutto quell'addobbato. No, vai. Grazie. Bello. Antipastone fantasia. Crostinio, ehi. Crostini vari, fegatini ovviamente, un pezzo di frittata, salumi, zucchine, melanzane, olive, bruschettone. 15 euro di antipasto questo però. Bello che ce ne sono a 2 di crostini, eh. Cheers. Sono olive? Picchia duro ma è delicato. Secondo te cosa sono? Zucchine. Già che ci ho cercato. Non lo so, ma è super fresco. Allora, questa frittata mi ispira di brutto. Questa frittata è una frittata ignorante. Che buona, è come quella della Kamst. È questo tipo una sorta di pappa al pomodoro takeaway? Cipolle e capperi. Ullala. Cosa hai detto? Ridillo. No, perché mi vergogno. No. I fegatini fuori da questo locale, via quei fegatini, sì che sia antipasta. Ma se io facessi tipo di questo quando ci sono le melanzane, il salsa di pomodoro di mezzo, è tutto più ignorante. WOW, quanto è commestibile
ma non è commestibile. Eccoci, pici. Ma sì, sì, mi grazie mille. Avevo capito che si prendeva un bis di primi, però a fine porzioni non sono così abbondanti come mi aspettavo. Cioè, sono generose, sono giuste, possiamo farcela. Pici alla dado con ragù di carne e pesto alla genovese. Combo interessantissima, sarà un bel profumo di basilico, di pesto, super invitanti e poi... Gli gnocchi alla lella, super gnocconi di patate, dentro ripieni, non mi ricordo di cosa, lo scopriamo. Di roba, ripieni di roba. Questo dovrebbe essere cuore di fonduta di formaggio di Dio. La fine del mondo. La fine del mondo. È gnocco della Kamst. Però no, è morbidissimo, gommoso, però al punto giusto. Un piacere da mangiare. Ne mangerei tipo 75. Allora, ci hanno messo un po' ad arrivare a questi primi, il che è una cosa positiva, eh. Super cremosi. Salsettina che c'è dentro? Formaggio? Noci? Proprio un sapore buono, confortevole in bocca. C'è un po' quel sentore iniziale di purè dato dalle patate, proprio che si va a mischiare col formaggio, le noci. Addio. So good and tasty. E adesso passiamo allo smucinamento di questi pisci. Belli corposi mi sembrano. Vi distruggo tutti voi piccoli piscini. Sotto la falange sono spaghetti. Senti la fratellanza fra due regioni. Pesto della Liguria e poi pisci della Toscana. Un piatto che unisce. Ah, scarpetti per dire. Io scarpetto. Però non ho visto un grande gioco di polso. E come no? Insomma. Deve andare a tempo col fischio. Non porto. No. Mi viene da dire solo interessante. Buono. Interessante. Il mio turno per la scarpetta adesso. La scarpetta forse è più buona dei gnocchi stessi. Madonna. Buonissimo. No, fra i pisci e gli gnocchi non saprei veramente cosa scegliere. Buoni entrambi. Sembrano vivi. Capelli di medusa. Forse nei pisci un po' troppo predominante il pesto rispetto alla carne. Scarpettiamo? So good and tasty. Ma ragazzi, buon appetito in tutto questo. Se ti prendi una bella boccata di carne, la senti con il pesto. Qui si vola su un bel livello di ignoranza. Il peposo ispira, ha un bel colorino. Poi polpettine in carrozza al sugo. Due belle polpettazze fritte, ripiene con dentro il formaggio, il pan grattato. Ma poi la cosa più aggressiva e cafona del mondo, questo sformato di formaggio. Lo vedi sto bocconcino? Sì. Ora non lo vedi più. Ma è una carnina Marianna Cane, guarda qui com'è tenera. Madonna, è annientata la cottura. Tutta bella sfilacciata, bella. Wow, c'è la carnina, si carbonizza in bocca, dolciastra quel sughettino. Poi ti arrivano quelle botterelle, tipo mini ciccioli quando li butti per terra a carnevale, del pepe che fanno andare avanti proprio la salivazione. Prima che si freddino, ancora dentro il tegamino, polpettine, vediamo. No, il sughettino. Di che so? Ma di Dio. Quello lietto come cola. Questo è proprio polpette di nonna, eh. Orgasmo culinario. Non esattamente come faceva mia nonna. Cioè, la salsettina al pomodoro ti disseta. Una polpettina morbida, soffice, comunque corposa. Non era mai successo un orgasmo culinario così su una polpetta. Ma è tingola. Brucia? No, è perfetta. Non è vero. Buona. Squisita. Ma non d'orgasmo culinario. Non sei un amante delle polpette però. No, è vero. Questo è vero. Non sono un amante delle polpette. Ma io sono curioso anche. Questo sformatino al formaggio. C'è la consistenza perfetta per uno sformato. Si taglia bene. Buonissimo, bro. Favoloso. Potrebbe essere scambiato con un dolce, è crema. Se ce l'avessero dato come dessert ci avrei creduto. Potrebbe ricordare un po' una cheesecake.
tanta tanta roba. Ma se io facessi così? No, voglio una teglia intera di questo sformato, per favore. Ora, subito. E ora? E ora? Imbarazzante. Beh, così giusto. Ho il cielo nella mano, paradiso. Madonna. Aggiunto sapore e basta. Hai creato l'incidente del maestro che creò il piatto. Esatto. Devo respirare a bocca aperta. Dolcettino? Che devo dire? Che dolcettino sia. E si conclude così. Dolcettini della casa. Fatti a loro. Qui abbiamo il bacio di Lella. Te lo portano con la cartina stagnola. Bello. Glassa al cioccolato esterno e dentro, sorpresina. E poi qua va crema bruciata. C'è la crosticina sopra? Sì. Senti qua. Senti il croc. Bruciata letteralmente qua e ghiacciata sotto. Poi questo è tipo budino. Esattamente quello che ci voleva. Che sgrassa tutto questo gelatino. Una sorta di stracciatella, ci sono proprio i pezzettoni grossi di cioccolato. Spacca i buoni. Dai Roma, dai. Cavolo. È un misto tra stracciatella. Quello alcolico? No. Kinder Pinguì. Ah, è vero, è vero. Kinder Pinguì. È un Kinder Pinguì gigante. È lui. Quando tornerò qui a Siena, passerò qui da nonna Gina per prendere le polpette, sformato al formaggio e bacio di Lella. Adesso, la parte tosta della cena. Alzarsi al tavolo e scoprire il conto. Comunque, volevo far notare che siamo arrivati qui, in sala non c'è nessuno e usciamo. Siamo delle macchine da guerra. Gambino da infarto. Vediamo la reazione di loro. Dai, cos'è che abbiamo... Cos'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo preso 4 acque, anche. 2,50 acqua. È altino, ma secondo me ci sta. Severo ma giusto. Hanno festa. Andiamo verso le feste. Non avevo mai visto Piazza del Campo addobbata a palio. Wow. Che bello la terra qui. Senti, senti la terra. Qui ci correranno i cavallini domani. Io non pensavo che il giorno prima ci fossero i tavoli dei ristoranti qui sul campo, come se niente fosse. Guarda i zoccolini dei cavalli. C'è stata la prova oggi. Là ci sono tutte le tribune, gli spalti. Vi immaginate il casino che ci sarà domani qui? La gente che lì non vede niente. Sì, infatti non ha senso stare in piazza. Cioè, solo per essere trinciati male. Chissà quanti anni hanno queste panche. Chissà quanti sederi hanno visto. Andiamo a cercare una contrada dove infiltrarci adesso. Oh mio Dio. Guardate formiche. Che impressione. Sembra tipo il gioco Trova Willy. Si fa un tour della contrada del bruco. Con Sofia? Ciao ragazzi, non ho voce ma vi voglio bene. Il palio funziona così. Cioè, il giorno del palio è il 16 e poi ci sono le prove i giorni prima. Quindi c'è 13. Ma questa non è una cena 12. Di prova. Cioè, provano per mangiare. Questa è la cena della prova generale. La prova c'è stata oggi. E quindi domani 7. Ci sarà la domani cena. Domani c'è il palio. Domani non c'è la cena di niente. C'è domani c'è la cena se vinci. Quante vabbè. Cene fate in un anno per il palio? Il palio... Sono due all'anno. Sì. Quindi vuol dire che fate due cene all'anno. Il palio dura 4 giorni. 13, 14, 15 e poi il 16 è il giorno del palio. Il 13 alle 1 c'è l'assegnazione. 15 sono 10 contrade che corrono e poi viene assegnato un cavallo per ogni contrada. Poi dopo l'assegnazione c'è il pranzo e il pomeriggio c'è la prima prova. Quindi il fantino, durante la giornata si sceglie il fantino che viene assegnato alla contrada. Il fantino è qua. Il fantino stasera è a cena, laggiù siamo al Concone, dove c'è appunto dove c'è fantino, poi c'è dirigenza. Quanto costa un posto lì nel palco? Dipende se conosci qualcuno, dipende quanto prima lo prendi, 300. Guarda là, continua tutta la gente, ma è infinita. Cioè qui un senese è più felice se vince la propria contrada, certo, in palio, che un mondiale di calcio?
Sì, questa è contro il mondiale calcio. Che stanno cantando? Una delle tante canzoni. Quello che si vede sempre è il palio in sé, quei 3 minuti di gara, e ci si perde tutto questo, il prima, noi esterni a Siena. È pazzesca sta roba. Scusa, ma ora dov'è il cavallo? Il cavallo è nella stalla, che non è qua. Mi incontrata alla propria stalla, alla propria chiesa, alla propria fontanina, dove vengono battezzati. I cavalli? Il cavallo viene portato in chiesa. Davvero? Certo. Davvero è considerato come sacro. Quando gli animalisti vengono a Siena e dicono no, gli animali vengono trattati male, questo non è vero, perché il cavallo viene considerato come un... divinità. Se il cavallo si fa male, la gente piange, ma piange da lacrime. Ah, da picco ti istruiscono anche? Sì, c'è il gruppo piccoli, c'è proprio delle persone addette che stanno dietro ai più piccoli della contrada. Ai bruchini, ai bruchetti. Ai brucaioli piccolini, sì. È anche bello perché, appunto, come ti ho detto, fa molto famiglia, le persone, magari i genitori che non hanno i nonni, perché non tutti hanno i nonni, sì, che sì, possono sì. stare dietro ai figli e tutto. Ah, si fanno... La contrada ti fa un po' da famiglia, sto a spiegare perché qui... La contrada ti fa da famiglia. Come fosse un tradito, sarai levato come fosse un tradito. Insomma, che storia il Palio di Siena. Alla fine c'erano 1700 persone a quella cena. E adesso... Pettata, si smaltisce e pedalare fino a Grosseto. Che ne pensi? Sono emozionato. Non solo, si guarda il palio, diventiamo infottati con il palio, la seguiremo ogni anno e tra 10 anni saremo parte integrante di una contrada, tra 15 anni saremo fantini. E fra 20 saremo i cavalli del palio. Fra 20 saremo i cavalli.